Eccoci. Niente, era per farvi un saluto e aggiornarvi un po' sulla situazione che credo che tutti voi siete molto interessati, che è quella di Quadrato. Ci siamo incontrati questa mattina, ci siamo parlati, ci siamo visti negli occhi. Tanto il ragazzo sta bene, forma. E niente, io ho ribadito un po' dei concetti che voi sapete, molti di voi sapete bene come la penso. Gli ho detto, qui c'è un progetto serio, potresti anche rimanere. Magari stai, questa è la prima cosa che ci siamo detti, prima di cominciare con altre discussioni. Prova a rimanere un anno in una squadra vincente, in un progetto vincente. E questa è la parte, diciamo, positiva che ho provato, mi auguro non con tanto ottimismo, questo ve lo devo dire, perché dall'altra parte poi se dovesse arrivare questa offerta, un'offerta praticamente importante, il ragazzo bisogna lasciarlo andare. Questa è una cosa che lui mi ha ribadito dei concetti, quando siamo stati molto, è stata una cosa veramente molto seria, onesta. Ecco, perché il ragazzo è onesto, è serio, se dovesse arrivare un'offerta, come vi ho detto prima, sono il primo che devo lasciarlo praticamente libero, vogliamo dire così, non è una parola, cioè la libertà poi non è una questione di calcio, però è quello. Però gli ho ribadito soprattutto che prova a rimanere un anno ancora qui con noi, che è quello che ancora io spero. Poi se mi dite le percentuali, sarà una settimana importante la prossima, se mi dite le percentuali in questo momento onestamente non ve le saprei dire, però insomma la speranza c'è ancora, non è tantissima, perché forse le offerte arriveranno i prossimi giorni. Però gli ho anche detto che se non dovesse arrivare quello che noi sono cifre, poi va bene, non parliamo di cifre, ma se non dovesse arrivare, sappi, certe cifre, io ti voglio tenere qua a Firenze. E su questo il ragazzo, ho visto anche una buona reazione, una discreta reazione. Ecco, questo io onestamente più di questo, anche in questo momento non me la sento di dirvi, però ho sempre detto, fin dall'inizio, che questa è una trattativa che tutta la città, voi, ma soprattutto tutta la città, deve sapere. Quindi non si fa assolutamente niente dietro o di nascosto, perché questa è una cosa così importante. Sapete come la penso io sui principi, che saprete tutto. Quindi, però la possibilità ad oggi è anche quella che gli ho detto finalmente a lui, non solo ai suoi procuratori. Se c'è possibilità, rimane un anno con noi. Se c'è da fare un piccolo sacrificio, io continuo, anche un sacrificio importante, io proverò a farlo. Se poi arrivano quelle cifre che noi tutti abbiamo in testa, cioè che si ha un po' in mente anche in città, quello sarà quasi impossibile trattenerlo. Però c'è ancora una speranza, per i tifosi, per tutti, a me come presidente. Magari i dirigenti la pensano in un altro modo, ma poi sai, il presidente ha anche un ruolo, cioè con il cuore, con i sentimenti siamo riusciti a trattenere, ho detto anche a lui, altri giocatori importanti come lui a quei tempi, sicuramente, no? Ecco, lui è esploso in 2 anni, è esploso in una maniera, anche con il recente mondiale, insomma è riuscito a fare delle cose che ci ha preso un po' tutti un po' di contropiede, no? Essendo la sua popolarità dovuta agli ultimi 6 mesi, no? L'ultimo anno, togliamoci chiaro. Considerando che ho ricordato che quando è arrivato, erano due anni fa, la gente subito, tutti, ha detto, no, doveva arrivare Muriel. Ecco, perché in quel momento era Muriel, il Quadrato non era ancora quasi niente, quindi ricordati che la città, ma lui in questo è un ragazzo, ripeto, molto molto onesto e schietto e franco, anzi, l'ho trovato molto preparato su tutto, però questa è un po' la situazione. Quindi aspettiamo questa settimana, ecco, la settimana prossima credo che sia importante, non fondamentale, ma credo che sia, è la settimana di questo. E ci siamo dati la settimana 10 giorni, di più. Adesso poi sarà un po' i miei. Sì. Deve essere così. Un paio di settimane? Questo è un po' il discorso, onestamente, non è. Se avete qualche domanda. Sì, adesso mi avete incastrato. No, mi avete chiuso qui. 5-6 domande al massimo, non di più, che poi. Che si mangia? Non
velocissimo. Intanto, complimenti per la chiarezza, assolutamente. Capito tutto, tutto chiaro. Però a me hanno colpito due frasi, una che poi hai detto di Tira Maena e che hai detto oggi. Che un presidente ragiona anche col cuore, mentre i dirigenti devono pensare sopra di me. Allora, visto che è un annato un po' particolare, la tentazione, vedendo quello che succede anche al vertice, se è quella veramente anche di provare a rinunciare a offerte indecenti, se già hai pensato quello che è stato, no, proprio per il discorso del cuore che hai fatto a Moena e che hai fatto a Moena. No, quando ti parlo del cuore, sì, puoi anche rifiutare delle proposte indecenti, e questo mi è successo in passato, no? È abbastanza indecenti. Il problema poi è il secondo, successivo, è quello dello stipendio. Quando arrivano delle proposte da grandi squadre, come sembrano che arrivano, grandi squadre, arrivano anche dei grandi stipendi, e su quello la Fiorentina può fare un sacrificio, ma non rompere gli equilibri di un gruppo che è fondamentale. Che poi ci sono altri campioni in questa squadra e non puoi guadagnare certo cifre che vanno di sopra dei campioni che sono già qui. Ecco, è solo quello che mi preoccupa più di tutti, dice, da tutto al margine del sacrificio che personalmente posso fare io e che ho fatto in passato, quindi questa è la situazione. Però beh, aspettiamo un po', no? Grande sborso totale in due anni, in un anno. No, ci sono però delle risorse molto più tranquille. Ma queste sono adesso, non ti posso certo adesso svelare quello che ci siamo detti per un paio d'ore lì dentro a un metro da qua, però la società non si farà trovare impreparata. Quando noi chiuderemo il mercato, io lo sono, credo che lo siamo già adesso, onestamente magari a Moena vi ho detto una situazione un po' diversa quando vedevo la Fiorentina, però se vi devo dire adesso in questo momento la verità, io vedo da quello che si muovono tutti in giro e la mia Fiorentina come sta giocando, come ha giocato in Sud America, ma poi da questi un paio di innesti che arriveranno nel giro di massimo due settimane, anche quelli, se non prima, io la mia Fiorentina non la vedo, se togliamo le prime tre, che onestamente hanno un organico superiore al nostro, ma anche a livello forse di quantità, però hanno un organico un po' più forte, no? Le prime tre che sono arrivate in campionato, ma per il resto non vedo squadre in questo momento superiori alla nostra Fiorentina, quindi posso tranquillamente alzare un po' serenamente l'asticella che mi sento di alzare di questo gruppo già esistente, con poi gli ultimi innesti, con o senza Cuadrado. La squadra sarà super competitiva, questo lo è già, hanno giocato un mese senza di lui, ma non è che, certo, è un grande giocatore, però di indispensabili, di fondamentali in questo gruppo, la forza di questo gruppo viene, ci sono tanti personaggi che fanno un grande gruppo e anche piccoli personaggi, ma non c'è un singolo dove tutto ruota intorno al singolo, questo non c'è mai stato, ci sono stati dei grandi bomber, dei grandi campioni, ma non c'è stato mai il singolo, come vedete anche nell'ultimo gruppo, quindi è l'ultima preoccupazione questa che deve porsi il nostro tifoso, i nostri tifosi. Vedo se c'è già un'offerta importante, se poi, insomma, quindi alla fine è il giocatore che ha detto andare via. Il giocatore ha dato anche questa, lui lo sa anche che poi avremmo dovuto parlare con voi, ma con la città, lui sa benissimo quelle chiacchierate che ci siamo fatti, non è che ci nascondiamo o diciamo qualcosa di non dire, questo è stato tutto fatto, lui mi ha ribadito anche lui che se arriva la grande proposta, presidente, devi capire, ma la grande cosa vuol dire una grandissima squadra, devi capire che io forse è un treno, come chiamano sempre i ragazzi, li chiamano treni, no? Poi negli anni
ho anche detto a Jovetic, il treno non ne passa uno solo, io l'ho detto a Toni, e vedete com'è andata, è andata sempre come ho detto io, ma mica perché mica sono uno scienziato o più bravo di altri, perché ormai l'esperienza ti dice che ti puoi anche aspettare un anno, hai ancora un'età, ti magari aspetti un anno, però se quelle sono quelle squadre, onestamente il ragazzo ha detto che l'ultimo, mi piacerebbe fare l'ultimo salto, però ripeto, è molto molto onesto, il ragazzo poi ha attaccato anche molto ai tifosi, sa quanto gli vogliono bene tutti a Firenze, insomma non ritroverà facilmente una piazza del genere, ma questo tutti, chi va via poi l'avete visto, no? Tornando, e questo è anche un bene, è un capitale.